Benvenuti in osservatorio alla settimana dell'astronomia. Lo spettacolo inizierà fra poco, quindi adesso vi racconterò, vi prenderò tra i 5 e i 10 minuti, non per raccontarvi barzellette naturalmente, ma per dirvi quello che faremo da qui nei prossimi giorni. Allora, sabato abbiamo l'appuntamento per i bambini Astro Kids, che è animato da astronomi dell'osservatorio ed è dedicato ai più piccoli, chi si sveglia presto la mattina. Un paio di giorni fa avrà visto su Rai 3 il servizio che ci è stato dedicato. Il 23, quando uscirà. Thank you.
Buonasera e benvenuti a Visione Notturna, pioggia di comete. Si sente l'acqua? Si sente? Sì. Allora, dal cinema muto all'astronomia contemporanea, che è un accostamento che è abbastanza insolito. Magari qualcuno di voi teme che facciamo una proiezione integrale della Crozza da Potionchi e dopo facciamo il dibattito. Invece no. Infatti l'acqua adesso ci spiega perché questo viaggio che vi proponiamo. Sì, è proprio un viaggio quello che vi invitiamo a fare stasera. È un viaggio che parte dall'immaginario, dall'immaginario sia scientifico che popolare, immaginario dei primi anni del Novecento. Questo è, cercate di immaginarvi di essere dei primi del Novecento. E infatti siamo partiti da una notizia di quegli anni, avete visto i nostri strilloni che hanno distribuito il giornale d'epoca. Il giornale che avete ricevuto è la copia di, è una copia del San Francisco Call, che è un giornale che si però all'epoca vendeva, e preannuncia, come vi hanno detto i ragazzi, il ritorno imminente della cometa di Halley. Questo, l'articolo che avete davanti, è stato scritto da Mary Proctor. Mary Proctor è un personaggio interessante, forse il primo esempio, uno dei primi sicuramente esempi di giornalista scientifico nel senso moderno. Una Margherita Hack del 1800. Margherita Hack, non l'ho capito, però come figura con il pubblico. E lei ha scritto vari libri e soprattutto si occupava di divulgare l'astronomia, ma perché ha anche di scienza. E su molti giornali d'epoca trovate i suoi articoli. Allora, le notizie che avete sentito gridare dai strilloni, che quindi trovate sul vostro giornale, sono tutte notizie vere, notizie intorno al 1911, che riguardano appunto le paure che l'imminente ritorno nel 1911 della cometa di Halley ha suscitato. Il ritorno della cometa di Halley è stato uno dei primi eventi scientifici che è diventato anche un evento mediatico, ha avuto un'enorme risonanza per il grande pubblico. Tutto il mondo aspettava questo terribile evento. Allora, ovviamente c'era, e poi ne parleremo più avanti, l'eco delle paure ataviche, delle comete, ma c'era anche qualcosa, una paura in più che era stata data proprio dai progressi della scienza, cioè la possibilità pare. Buonasera, sì. Buonasera. Sì. Ma me l'hanno detto, andava bene, io sì, sì. Va bene, adesso si sente meglio. Torniamo a dove c'erano state delle scoperte scientifiche che avevano aumentato questa paura. In particolare è stato scoperto che nella foto della cometa è presente del cianogeno. Cianogeno è, forse era meglio prima, però cianogeno è un gas che effettivamente in dosi non microscopiche è velenoso, però la paura era ovviamente motivata. La definizione della cometa è tale che il fatto che la Terra la potesse attraversare non costituiva nessun reale problema. Però, in effetti, c'era questa nuova cosa che aveva aggiunto una nuova paura alla paura vecchia delle comete. Ora, la paura delle comete ha ispirato un sacco di film. E adesso Ti parlo brevemente di questo film. Questo film è chiaramente ispirato al passato della cometa di Halley, che comunque era accaduto 20 anni prima, infatti è un film del 31. E quindi non è muto, il periodo del muto arriva fino al 1927. Infatti questo qui non era, era uno dei primi film sonori francesi, il primo film di Abel Gance, che è il cineasta che ha girato questo film. Purtroppo l'abbiamo sentito male perché per questo pezzo c'era un problema di audio, però appunto era parlato anche se era girato nell'ultima, Paolo, scusa se interrompo, l'unico pezzo di film sonoro che facciamo vedere stasera c'era un problema di audio, e quindi esatto, il periodo del muto ci hanno punito. Effettivamente questo film però è girato con delle modalità ancora molto vicine alla cinematografia del muto, che è molto particolare, infatti è proprio di questo anche che parliamo questa sera, quello del linguaggio così diverso del cinema degli origini. Allora, il film è tratto da un romanzo scientifico di Camille Flammarion. Camille Flammarion è un'altra figura di scienziato e grande divulgatore, è stato uno dei primi autori di libri popolari, infatti lui ha scritto la famosa Astronomia Popolare alla fine dell'Ottocento, e ha scritto un libro che era La fine del mondo, in cui si raccontava in forma romanzata tutti i modi possibili in cui il mondo poteva finire, e questo film prende molto dal punto di vista scientifico nelle modalità di come appunto può finire il mondo, in particolare per il passaggio di una cometa. Allora, questo film non abbiamo fatto vedere solo più una piccola parte, anche perché nella versione in cui ci è arrivata oggi è
veramente un pappone indigeribile, ok? Cioè, di questa definizione un po' brutale, però anche Ezi l'ha trasmessa fuori orario, vero? Quindi sì, è certificato, sì, è proprio un pappone insopportabile. Il fatto è che Abel Gance, come tutti i cineasti visionari, aveva fatto un film di 3 ore, un film che era costato un'enormità, aveva scontentato i produttori, era stato massacrato, poi tagliato, ripresentato, già tagliato nelle prime versioni, fu un flop incredibile, quindi fu un colossal dal punto di vista della produzione, ma fu uno di quei famosi flop del cinema. E tra l'altro, appunto, nonostante questo, uno si può sorprendere di come mai un film comunque così importante, che ha rappresentato un grande sforzo produttivo ai tempi, sia arrivato in condizioni pietose a noi, ovvero non esista più la copia originale, non esista più la director cut, come si dice, ovvero la copia voluta dal regista, ma sia arrivato appunto in condizioni veramente meno male. Questo però è un problema comune non solo a questo film, ma a tutti i film precedenti, tutti i film dell'epoca del muto, che va dal 1895 più o meno, dimensione del cinema, fino al 1927. Non so se voi avete un'idea, se qualcuno di voi ce l'ha, di qual è la percentuale dei film prodotti dall'epoca del muto che è giunta fino a noi. Chiaramente non tutti, no? Come si può immaginare, vabbè, per recuperarsi un po'. Allora, si stima che sia il 10-15% al massimo. I pessimisti, fra gli storici del cinema, dicono che addirittura ci è giunto solo il 5% di quella che è stata la produzione di quegli anni. E questa è chiaramente una perdita veramente drammatica dal punto di vista culturale, perché era proprio il periodo nel quale il cinema stava sperimentando il proprio linguaggio, nuove forme di visione, di visionarietà, e quindi ci siamo persi tantissimo di quel momento e non lo troveremo più. E questo è veramente qualcosa di cui ci dovremmo dispiacere veramente tanto. Comunque, noi di alcuni pezzetti di quello che è rimasto l'abbiamo preso, è proprio col cinema dei primi del Novecento, sia cinema di finzione che cinema documentario, ci faremo accompagnare proprio da questo cinema per seguire lo sviluppo dell'idea scientifica, ovvero l'idea di cosa sono le comete e qual è la loro importanza rispetto a noi, e questa idea la seguiremo dai primi del Novecento fino ad oggi, e ci faremo aiutare in questo da un nostro collega astronomo, che presenteremo fra un pochino. Però noi non ci siamo presentati. Non è molto caso. Esatto, vero? Quindi ci presentiamo. Facciamoci sentire. Buio in sala. Sono travolti dal panico e quindi si riuniscono sotto una repubblica mondiale, pensate un po', sotto la guida di un astronomo. Che non è una cosa tanto campanilaria, perché mi pare di ricordare che il direttore dell'osservatorio di Parigi fosse nella gerarchia dello Stato francese tipo la sesta carica, quindi
in casi eccezionali poteva effettivamente diventare il capo dello Stato. Una cosa che piace moltissimo a Massimo, che infatti adesso sta pensando a un disegno di legge perché questa cosa di poter diventare capo dello Stato, insomma, non è male per un direttore dell'osservatorio, no? Quindi magari dopo ne parliamo più in dettaglio, non sono esperto di leggi comunque. Comunque, quindi ancora una volta la cometa è in qualche modo un segno divino, eh? E infatti in questo film ci sono delle implicazioni religiose molto forti, e la scena di apertura del film di Abel Gans è una rappresentazione teatrale della passione di Cristo, e da lì poi tutto parte. Quindi la cometa arriva, punisce, redime, cambia la vita degli uomini, tutto. Che fa? Adesso Paolo, questo film si chiama Werner's Wundergang, non so se qualcuno poi lo conosce in danese, ma pare che in danese voglia dire la fede del mondo, cioè lo stesso titolo di quello di prima, ma portato dalla cometa è chiaramente la distruzione che in quegli anni si stava vivendo. È chiaro che questa è la coincidenza del film. La trama poi è sostanzialmente identica a quella del film con il quale abbiamo iniziato, e in qualche modo questo remake è un esempi di remake del film, ed è anche abbastanza difficile, questa cosa non fu riconosciuta, Gans non dichiarò mai di essersi ispirato al film di August Blom, non si sa bene come mai, Gans era un regista famosissimo, all'epoca era uno Spielberg dell'epoca, quindi è un po' strano che non abbia, forse può darsi che in realtà non solo si potevano spiegare dei fatti noti, ma si potevano prevedere delle cose ancora non erano prevedute. Questa chiaramente era qualcosa di enormemente potente e che lasciava la speranza di poter in qualche modo anche controllare questi fenomeni, ma dobbiamo sapere, insomma, come ci sta la regola sulla testa, se lo sappiamo prima, vi mostreremo alcuni frammenti di un altro film, Wunder der Schöpfung, che è tedesco stavolta, e in Hans Walter può notare appunto le superstizioni della cultura popolare sono associate alle comete. Raccontare cosa si sapeva del cielo all'epoca, e quindi è definito un culto film, appunto un film educativo dell'epoca, ma dice che molte dei trucchi e delle tecniche utilizzate per questo film di Corbulo poi siano state riutilizzate dall'Aquila. Dalla quale appunto non so se si è solare, quindi è importante andare a studiare questo materiale extraterrestre che ci giunge appunto attraverso i resti appunto delle meteoriti o dei grani in modo interplanetari come abbiamo visto prima, che ci cascano dolcemente sulla nostra testa, oppure appunto andarli a prendere direttamente in loco. Quindi quello che si vuole dimostrare o studiare attraverso lo studio di queste comete è che praticamente quello che è successo è che circa 4 miliardi e 600 milioni di anni fa si è formata la Terra, dopo circa 500 milioni di anni è iniziato un periodo di grande bombardamento da parte di questi oggetti, di questi corpi minori, che è durato circa ancora 500 milioni di anni. Il cinema appunto ci riporta ad una fase in cui il linguaggio del cinema non era ancora sviluppato, quindi diciamoci spinge a fare uno sforzo per capire quello che stiamo vedendo. Pensate, per fare un esempio di quello che stiamo dicendo. Allora, ci siamo chiesti cosa fare per proporre... Vai, ricominciamo perché se si sente... Scusate, qui stiamo lavorando, cioè io non lo so... Ci siamo chiesti cosa fare per proporre qualcosa di diverso in termini di comunicazione scientifica. E allora abbiamo pensato a tre cose.
La prima cosa, quella di portare sul palco, perché è uno spettacolo, gli scienziati, i ricercatori che hanno proprio le mani in pasta, ovvero che sono i protagonisti della ricerca, degli argomenti di cui si parla. Quindi persone, astrobiologi che hanno sviluppato delle ricerche per la vita extraterrestre, per la ricerca della vita nel sistema solare, altri che hanno compiuto test di relatività generale, e persone che hanno pubblicato, lavorato in questi anni proprio su questi argomenti, quindi i protagonisti. Il secondo aspetto, la seconda cosa, è ritornare come ambiente ai primi del Novecento, un periodo storico in cui la scienza veniva percepita come una grande meraviglia, ma anche con un'enorme partecipazione, molto più di adesso, con timore anche, però con una visione nel futuro sicuramente troppo ottimistica, perché poi appunto il Novecento è stato un secolo terribile con le due guerre, e quegli anni contengono questo contrasto fortissimo. E tra l'altro in quegli anni si compie la nascita della fisica moderna, no? La meccanica quantistica, Einstein, e la rivoluzione che ci porta appunto alla conoscenza della natura come l'abbiamo oggi. E terza cosa, quindi, il cinema di quegli anni, che quindi è muto, cinema muto, che parla una lingua diversa dal cinema di oggi, perché ha un linguaggio che ancora si stava sviluppando, e quindi era un cinema che cercava un pubblico, cercava di costruirsi un pubblico insieme al linguaggio per poter comunicare e parlare con questo pubblico, e quindi prendeva dalla scienza degli elementi a volte molto sorprendenti. A volte ci ritroviamo in film molto semplici, come commedie, come film catastrofici, tragedie, degli elementi scientifici presi dai giornali, presi da quello che gli scienziati all'epoca raccontavano e messi in questi film, ma con un'accuratezza che oggi forse non troviamo più. Quindi c'erano questa scienza moderna che nasceva, il cinema che nasceva, e si parlavano come due bambini che nascevano, e in qualche modo prendeva vita un linguaggio insospettato. Vedere Visione Notturna, che è questo spettacolo, e vedere tutto insieme questi aspetti riporta un po' a questa magia. Appunto per questo si chiama visione, perché c'è uno sforzo da parte del pubblico di cambiare linguaggio, di ascoltare un linguaggio diverso, e quindi di vedere non solo, per esempio, l'immagine in movimento, il cinema in un modo diverso, ma anche la scienza in un modo diverso. E la scienza, appunto, che in quegli anni nasceva, ma che poi in questi anni si sviluppa e porta continuamente elementi nuovi, che sono anche quelli appunto di cui si parla attraverso gli astronomi, gli scienziati che sono nello spettacolo. Quindi è uno spettacolo molto ricco, ma noi speriamo che sia anche un viaggio nella visionarietà. E quindi in scena ci saranno scienziati, saranno proiettati dei film degli anni 10, 20 e 30, ci saranno degli attori che ci distribuiranno ma questa è una sorpresa, non ve lo voglio dire, e tutto questo per uno spettacolo molto ricco. Noi abbiamo messo tante cose in scena perché vogliamo che sia uno spettacolo coinvolgente, e speriamo che abbia mantenuto questo aspetto di visionarietà, che è appunto il cuore dello spettacolo, il cinema, la scienza, e questa curiosità che noi tutti abbiamo di vedere attraverso il mondo che ci circonda, il mondo contemporaneo, e capirlo meglio.